Gloria a te, Gesù. Santo è tu. Grazie. Benedetto il tuo nome, tuo amore. Grazie. Gloria. Meraviglioso sei. Grazie, Padre Celeste. Tutta la gloria. Meraviglioso sei. Grazie, grazie. Alleluia. Gloria. Aspettiamo un attimo i nostri fratelli che arrivano. Poi iniziamo. Gloria a Gesù. Santo, santo, santo. Meraviglioso sei Gesù, alleluia. Santo, Dio della gloria. Grazie Stefano perché ci dico qui. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a te, Gesù, alleluia. Santo e gloria. A me che voi sia lodato, voi alzarcene in piedi, gloria al Signore, pace a tutti, pace anche a coloro che sono in ascolto tra me e te. Vogliamo ora andarci insieme in comunione, e ancora stasera sicuramente il Signore ci benedirà. Gloria al Signore, chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo, ti benediciamo con tutto il nostro cuore. Ancora in questa sera, Signore, concedi il privilegio di stare alla tua santa presenza. Sì, con noi, in ogni cosa, noi ci affidiamo a te con tutto il cuore. Siamo sicuri e certi che tu ancora stasera benedirai la nostra vita. E usciremo in piedi della tua gloria e continueremo questo cammino per l'amore di Gesù, solo per lui, il tuo amato Signore, benedetti eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Con il cuore rivolto al Signore, apriamo questa sentenza nel dono di Gesù, benedetti eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore, facciamo insieme con un cantico. Gloria a Dio. 462. Oh.
Soltanto i piedi toccano
Sì, Signore, è una realtà, una verità che veramente, Signore, vive nei nostri cuori. Quando siamo afflitti, stanchi, quando siamo angosciati, sentiamo subito che quando andiamo al Signore ci riposiamo ai suoi piedi. È pronto il Signore Gesù, sente la sua mano, ci accarezza, ci riscala, ci edifica. Gloria a Dio, cosa che nessuno può fare, con tutto il rispetto per i papà, per le mamme, per le gare, ma lasciatemelo dire, quello che fa Gesù è importante, perché lui edifica nella profondità dell'anima. I nostri avvenari hanno fatto del tutto per darci amore, per darci attuazione, per darci ogni bene, è vero? Ma poi abbiamo visto che quando Gesù è entrato nel nostro cuore erano soltanto surrogati, cose materiali, ma lui ha dimostrato il suo amore nel nostro cuore sbalordendo la nostra vita. Alleluia! Sbalordendo il nostro cuore. Signore, noi ti ringraziamo ancora stasera e siamo qui per edificarci, per pregare, perché preghiera di Spirito Santo, la preghiera nostra, la dedicare, è la preghiera di cui possiamo aprirci, in un certo senso sfogare, liberarci, perché sapete, la preghiera dello Spirito Santo, lo dico sempre, non possono intervenire né gli uomini né i bambini, perché attraverso la preghiera dello Spirito Santo ci può essere una liberazione, ci può essere qualche manifestazione che è vero, è un disordine se ci sono i bambini e ci sono i nuovi. Gloria al Signore. Perciò vi invito che quando dobbiamo portare persone nuove, portatelo se sono per le prime volte, è vero, portatelo dai punti, poi man mano li portate alla preghiera dello Spirito Santo, perché la nostra preghiera dello Spirito Santo è composta così, è un culto nostro per edificarci, per liberarci, per dare tutto quanto diciamo al Signore in questa sera, che il Signore può battezzare, può liberare e può fare ogni opera nella nostra. Amen. Gloria a Dio, perciò sia ringraziato il Signore che ci manteniamo ancora in questi culti, con queste riunioni ancora all'antica, perché predicare in tante realtà non c'è più quella riunione dove si invoca lo Spirito Santo, dove si invoca la liberazione. Oggi si fanno manifestazioni di alberelli, di amuleti. Dico anche sì, ho visto anche degli amuleti come il sole intorno al collo delle sorelle, di alcune sorelle, il sole, perché che fa fratello? Quello che è il sole, la sorella, se tu leggi il libro di Ezechiele, fatti un foro, dice il Signore, ti faccio vedere cosa fanno gli anziani di Israele, le donne che impastano e intritano la pasta e fanno le focacce alla regina del cielo. E vecchi che adoravano verso il sole, anziani di Israele, gloria a Dio, altri che adoravano Tammuz, un Dio, un Dio straniero, pagano, gloria al Signore, dei Sidoni, dei Moabiti, gloria a Dio, che Moshe, Dio di Moab, Signore aiutaci, aiutaci perché non sono piccole cose, ma sono grandi cose davanti a Dio, sono grandi cose perché Dio, il nostro Dio, è un Dio geloso, vuole essere adorato soltanto Lui, e non ci devono essere né amuleti, né figurelle, né cose strane nella nostra vita,
nelle nostre tasche, nei nostri cuori. Amen. Gloria a Dio. Signore, ti ringraziamo che ci ha liberato di tutto quanto, perché l'Evangelo di Giovanni lo dice espressamente. Cerchiamo di comprendere. L'Evangelo di Giovanni lo dice espressamente. Gesù disse alla Samaria: i veri adoratori sono quelli che adorano il Padre di Spirito. Perché? Perché? Perché tali, dice, continua il testo, tali sono gli adoratori che Dio richiede. Quindi Dio richiede questo adoratore. È inutile andare a destra e a sinistra. Rendiamoci conto che il Signore, anche per quelli che stanno in ascolto, che il Signore vuole essere adorato in spirito e per te. Amen. Parliamo di salvezza, tre aspetti per la salvezza, gloria a Dio. Certamente il testo di stasera, e anche per quelli che sono già, io lo dico sempre, anche nelle vie del Signore da tanti anni, perché ci sono alcuni aspetti che molte volte si trascurano, gloria a Dio, e non si possono trascurare. È per quelli che si accostano al Signore, è per quelli che sono nella fede da tanti anni, e per tutti coloro che vogliono vivere una vita con la speranza della salvezza. Amen. Gloria a Dio. Quindi il Signore Gesù Cristo, attraverso la sua morte espiatrice, sappiamo, no? Ha acquistato la salvezza all'uomo, ha dato salvezza all'uomo attraverso la croce, quella morte espiatrice. E in quale modo questa salvezza viene applicata da Dio e accettata e realizzata nell'esperienza dell'uomo? Le verità relative all'applicazione della salvezza possono essere raccontate sotto tre voci per l'uomo: giustificazione, rigenerazione e santificazione. Giustificazione, rigenerazione e santificazione sono tre che camminano insieme, non si può escludere né l'una né l'altra. O quell'altro studiavano insieme, camminano. Quale relative raggruppate sotto tre altre voci, poi sono ravvedimento, fede e ubbidienza, sotto altro aspetto, gloria. Quindi i tre aspetti della salvezza, vi sono tre aspetti della salvezza, ho dello stato di grazia, ed ognuno di essi è espressa da una parola che dà una chiara dimostrazione. Ogni parola di questa, è vero, di questo testo dà una chiara illustrazione. I tre aspetti sono la giustificazione, la rigenerazione e la santificazione, come abbiamo detto. La giustificazione, cominciamo da prima, è un termine giuridico. Giustificazione è un termine giuridico che richiama alla mente la scena di un tribunale. Giustificazione, è vero, richiama solo alla mente questo, è vero, richiama alla mente il termine giuridico. È l'uomo colpevole e condannato davanti a Dio. L'uomo colpevole e condannato davanti a Dio viene assolto e dichiarato giusto, cioè viene giustificato. Dice l'epistola dei Romani: giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo. Leggiamo questo testo. I fratelli che leggono, le sorelle tacciono nelle radunanze. Mi è pervenuto sotto il telefonino una donna con i tacchi a spilla per pantaloni e con il trucco e tutta voluminosa, cioè, che stava predicando. Ce ne ha mandato un fratello, mi dice: fratello, guarda questo. E poi ha scritto il testo vicino delle viste dei Corinzi, che la donna stia dietro le annuanze. Non è che dovete stare sottoposti perché è un motivo, diciamo, per... ma per ordine la donna non può insegnare, non può, non ha il compito di pastorare, di insegnare, gloria a Dio. Anzi, dice la scrittura, se vuole chiedere qualcosa lo chieda al marito a casa. Se il marito poi non è convertito, lo può chiedere al pastore, ma deve essere ammaestrato,
non devono restare. Gloria a Dio. Vabbè, leggiamo questo testo. Cosimo, leggi questo testo dell'Epistola dei Romani, capitolo 5, verso 1. Amen. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Amen. Siamo stati giustificati per fede e abbiamo pace con Dio. Questo è uno dei tre aspetti della salvezza del cristiano, la giustificazione. Che fratelli cari, se un credente viene, è vero, alla salvezza e non è stato giustificato, non sente dentro che è stato perdonato, cammina nelle vie del Signore senza, è vero, una sicurezza nel cuore, ma non soltanto della salvezza, anche della giustificazione, anche della santificazione, la rigenerazione. Sono cose che devono camminare assieme. Non può essere chiamato e non rigenerato, non può essere chiamato e non santificato. Cammini giustificato e poi non cammini in santificazione. Vedete, sono questi tre aspetti che camminano insieme. Non se ne può fare a meno. Io l'ho sempre detto, mi sono rivolto in un'altra maniera dicendo che quando il credente viene alla salvezza deve essere purificato, deve avere una purificazione e poi deve, attraverso la purificazione, camminare nelle vie del Signore santo. È uguale, è identico, è lo stesso. E quindi è importante, è vero, anche per coloro che sono già nella fede, che forse si sono dimenticati che sono stati giustificati e poi non si sono santificati. Fratelli cari, noi dobbiamo comprendere che tutti quanti, come siamo stati giustificati, è avvenuta la giustificazione del nostro Gesù, ci ha resi giusti attraverso quella croce, dobbiamo anche camminare in santità, perché ognuno di noi ha compiti, chi di una maniera e chi di un'altra, e non si può camminare nelle vie del Signore senza una santificazione. Quindi siamo stati giustificati per fede, mediante, è vero, il sangue di Gesù, e abbiamo anche una bella speranza nel nostro cuore della salvezza, della vita eterna. Poi c'è la rigenerazione. Quest'opera è l'esperienza interiore insieme all'adorazione, il privilegio esteriore, richiamano alla mente una scena domestica. Sì, lì chiamava alla scena, il termine della giustificazione era appunto il giuridico, ti chiamava a un tribunale, lì dove dovevi essere condannato, e poi il Signore ti ha giustificato. Qui invece quest'opera dell'esperienza di Dio insieme all'adorazione e il privilegio esteriore richiama alla mente una scena domestica. L'anima morta nei falli e nei peccati ha bisogno di una nuova vita. L'anima morta nei falli e nei peccati ha bisogno di una nuova vita, la quale viene impartita per un divino atto di rigenerazione. In tal modo l'individuo diviene un figliuolo di Dio e membro della famiglia. Membro della famiglia, figliuolo di Dio e membro della famiglia. Ecco perciò dice il testo che viene alla mente una scena domestica, che rientra, fa parte di una famiglia. Gloria a Dio. La rigenerazione mi viene in mente nel testo di Tito, nel capitolo 3, verso 5. Gloria a Dio. Tito 3, verso 5. Legge ancora.
Reverso 5. In ottimo modo, Tito, dico. Reverso 5. Allora, Tito, verso capitolo 3, verso 5, come dice? Amen. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavoro della rigenerazione, rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Amen. 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 Vedete, siamo stati rigenerati mediante il lavato. Quale lavato? Non soltanto quello dell'acqua, ma del sangue di Gesù. Amen. Che ci ha purificati, abbiamo avuto una rigenerazione. Gloria a Dio. Perciò non possiamo mettere da parte né l'una e nell'altra, perché una persona che è stata giustificata ed è stata anche rigenerata di nuovo, dobbiamo comprendere, è vero, che l'individuo viene ad essere un figliolo di Dio, membro di una famiglia. E io ve l'ho sempre detto, quando facciamo il patto in acqua con il Signore, Signore ci chiama a ravvedimento, siamo entrati a far parte del corpo del Signore, come dice nell'Epistola dei Corinti, corpo di Cristo, che è mani, che è piedi, eccetera, siamo tutti quanti connessi nel corpo, siamo il corpo di Cristo. Gloria al Signore. Poi c'è la santificazione, e richiamo invece alla mente la scena di un tempio, perché è connessa soprattutto all'adorazione di Dio. La santificazione è un po' diversa dalla rigenerazione e giustificazione, perché richiamo invece alla mente la scena di un tempio, perché è connessa soprattutto all'adorazione. Quando sei santificato, vieni chiamato all'adorazione, a servire Dio. Gloria al Signore. Gloria a Gesù. Giustificare ciò che riguarda la legge di Dio e rigenerare a una nuova vita. L'individuo è detto al servizio divino. Chiunque è detto al servizio divino. Siamo al servizio divino del Signore. Qualsiasi cosa tu fai nella Chiesa, nella tua vita per il Signore, se al servizio lo fai, è vero, al servizio del Signore. Sei una serva di Dio. Grazie, Signore. Comprata a prezzo, egli non è più per se stesso. Egli non si diparte dal Tempio. È figuramente comprata a prezzo, figurativamente parlando, ma serve Dio giorno e notte. Egli è santificato da Dio ed è spontaneamente si dà a Dio. Leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, verso 37. Vedete un po' questa santificazione, a cosa ci porta? Fratello Stefano, leggi tu questo testo. Luca 2,37. Ed era vedova d'età intorno ad 84 anni e non si dipartiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno, digiuni e orazioni. Alleluia. Sapete di chi sta parlando il testo? Chi legge la Bibbia lo sa, no? Sta parlando di Anna, no, Anna, Anna di Samuele, la moglie di Fanuel. Era una donna che all'ottavo anno del suo matrimonio il marito gli morì e lei si consacrò e stava nel tempio giorno e notte santificando, lodando il Dio. Ora, a volte noi diciamo, vabbè, ma stava lì, lo dava il Dio. E qual è stato il privilegio poi? Parte della salvezza, è vero? Che il Signore ci dà salvezza nell'anima nostra. Ma è stata la donna che ha visto per primo la salvezza. Ha visto Giovanni Battista, la nascita. Perché lei era nel tempio,
sono stati gli uomini e le donne che hanno avuto l'avviso prima degli altri, prima del popolo, prima degli altri scribi, farisei e quant'altro, perché vivevano nel Tempio santificati, lodando e servendo il Dio. Perciò non è che quando tu ti santifichi alla presenza del Signore, è vero, fai qualcosa così tanto per fare, no? Sei al servizio del Signore, stai servendo il Dio, lodi Dio, servi Dio in tante, è vero, di quelle sue opere, e non stai facendo qualcosa, è vero, tanto per fare. Perciò rendiamoci conto, perché noi siamo dei salvati, abbiamo ricevuto la salvezza, salvati per grazia, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, e siamo salvati. Allora camminiamo in questa salvezza, giustificati, perché quando, fratelli cari, è avvenuta la rigenerazione che ci porta il Signore, come disse vicino a Nicodemo, se non nasci di nuovo, quando riceviamo la rigenerazione, dobbiamo comprendere che dobbiamo camminare con la santificazione, dobbiamo appartarci dal mondo, non possiamo escludere, come detto prima, l'uno o l'altra, o magari camminare soltanto nell'altro, no, insieme. Anche se noi scrivendo il testo sono staccati, ma per noi nello spirito sono uniti, camminano assieme. La giustificazione, la rigenerazione e la santificazione. E ripeto, non sono soltanto per quelli che si accostano al Signore questi testi e questi ammaestramenti, ma sono anche per noi, per edificarci, per è vero, portare dentro di noi un risveglio, che molte volte, è vero, ci dimentichiamo della santificazione, ci dimentichiamo che dobbiamo camminare santi, siamo stati chiamati, e molte volte, perché no, ci dimentichiamo anche che è stato fatto un sacrificio, è vero, su quella croce, e ci crediamo a volte nel cammino di essere stati salvati, quasi quasi ci sono tanti che dicono che sono stati salvati, è vero, anche per merito. Ci sono queste menti e questi cuori che la pensano in questa maniera. Io mi comporto bene, faccio tutto quanto, come, è vero, buono, faccio quest'altro, quindi quasi quasi è come se meriterebbero quel, è vero, quella giustificazione, quella salvezza. No, fratelli cari, sorelle, stasera il Signore ci ha posto davanti ancora questi tre aspetti: salvezza, giustificazione e santificazione, perché vogliamo rimetterci. Se ci siamo in questo, rimettiamoci ancora di più, perché noi siamo qui proprio per questo, per edificarci, per liberarci da quelli che sono pensieri carnali. Se ci parlare che siamo nel tempio del Signore, la famiglia, facciamo parte della famiglia, e dobbiamo santificarci, santificare, appartarci dal mondo, stare nel tempio del Signore lodando, servendo Dio, come faceva questa donna, Anna, la moglie di Fanuel, figlia di Fanuel, che era una sacerdotessa, sicuramente era una diaconessa, una donna anziana, una donna che serviva a Dio nel tempio del Signore giorno e notte, dopo la morte del marito, è vissuto fino a 87 anni, dice così la scrittura, fino a 87 anni, servendo, lodando il Dio nel tempio. Oh Signore, aiutaci, come si sta con il resto dei credenti quando dicono sono al primo anno, al secondo anno, mi sembra di pesare tutto quello che è stato il cammino. Gloria a Dio, gloria a Dio. A volte perciò ci con
conviene leggere la parola del Signore continuamente per essere per insegnamento, per imparare a dire: Signore, non fare escludere nessuna cosa di quello che noi abbiamo parlato stasera, anzi, ma quando andremo in preghiera, Signore, vogliamo alimentarci, vogliamo dire: Signore, santificami ancora di più, ancora di più. Voglio essere ancora di più, Signore, perché il tuo sangue prezioso ancora di più deve lavare e purificare affinché sia veramente, possiamo essere una famiglia unita, santificata insieme, servendo il Dio, è vero, con tutto lo zelo, con tutto il fervore, non con fiacchezza. Molte volte si va sempre in signora fiacchezza, vabbè, ora un po' di tempo vado in chiesa, o magari non ho avuto tempo questa settimana, ci vado domenica, diciamo domenica, fratello, ma quale domenica? E quale, è vero, quale tempo che ti sovecchia puoi dare al Signore? Tu sei stata chiamata a santificazione, tu e io dobbiamo dare tutta la vita per poter vedere la gloria di Dio e per avere sempre di più nel nostro cuore questa salvezza sempre più viva, perché se facciamo così la salvezza diventa sempre più viva, ti sentirai sempre più vivo e sempre più convinto che quel giorno viene per andare nel cielo. Ma se non fai così, se non ci atteniamo a questo, barcolliamo il dubbio, comincia a venire le incertezze, vengono tante cose, e poi quando arriviamo alla fine, io mi sto credendo, quando arriviamo alla fine sul letto di morte hanno avuto paura, ed altri invece no, hanno sorriso, hanno detto: gli angeli mi vengono a prendere, sono testimonianze vere. Io ho vissuto con questi fratelli antichi, fratelli che se ne sono addormentati, alcuni se ne sono andati, stanno venendo a prendere gli angeli con il sorriso, altri che hanno non avevano lo Spirito Santo e nel letto, proprio sul letto, io ci sono stato vicino, sul letto di morte, la sorella dice: io non mi avevo battezzato, perché? Bene, buono, mentre stava glorificando il Dio, mi cominciò a parlare lì e se ne andò con il Signore. Allora, questi sono i credenti che devono camminare con la vera chiamata di giustificazione, di rigenerazione, sono stati generati, e con la santificazione. E no, altrimenti facciamo la fine di quelli che, i miei fratelli che avevano paura. Fratello, preghiamo, non so come non sa, e questo tempo che hai passato nella tua vita, dove l'hai passato? Che cosa hai fatto? Io non ci posso fare nulla, sto vicino a te, preghiamo il Signore, ma l'edificazione, la santificazione, la giustificazione la devi tenere tu, noi, tu la devi tenere, noi, tu devi realizzare, tu devi essere sicuro che sei stato giustificato, tu devi essere sicuro che stai camminando in santità, e questo si vede poi, è vero, alla fine, davanti al tribunale, quando siamo, abbiamo conservato, abbiamo ricevuto, abbiamo dato al Signore, allora il Signore dirà: bene hai fatto, mio servo fedele. Ma quanto poi, è vero, non abbiamo questo, abbiamo queste caratteristiche, i beni che Dio ci ha dato di poterci, è vero, presentare davanti a Lui santi, possiamo farci niente, fratello. Sorella, è nemmeno il tuo papà o il tuo fratello o la tua sorella che sono convertiti o sono pastori o sono evangelisti, non potranno fare nulla. La salvezza è personale. Amen. Io voglio concludere, perché poi voglio dare un po' di spazio alla preghiera, ma prego che il Signore ci ha fatto comprendere, non possiamo escludere nessuna di queste tre realtà che abbiamo letto stasera, né la giustificazione, né la santificazione,
e della rigenerazione. Devono camminare insieme, così alimentarsi ed andare avanti. È Dio in questa obbedienza che Dio ci prenderà. Io ho visto questo nella mia vita, che quando mi santificavo, mi appartavo, vedevo che il Signore mi manovrava, mi guidava, mi faceva vedere i segni, i miracoli, i prodigi, mi portava nei paesetti di Mitropi, intorno a Secondigliano, Giuliano, Benito, all'inizio proprio, mi appartavo dal mondo, da ogni cosa, mi santificavo e si diceva, prendi la macchina, mettiti gli opuscoli dentro, vai in quel paese, mi dicevo pure i paesi che dovevo andare, me lo diceva la notte, vai a quel paese, poi l'altro giorno, vai a quell'altro, e ho fatto questo per un periodo, ma poi il popolo cresceva ancora, perché le anime si convertivano, specialmente dove abitavo io, e la chiesa cresceva, e il Signore da quel compito poi mi spostò nel compito di curare, nel compito di liberare, perché fratelli cari, è realtà, questa è la chiesa. La Chiesa, i ministri di Dio, gli uomini di Dio, operano, si santificano, operano nel campo del Signore, ecco, sono nel tempio di Dio a servizio del Signore, a tutto quello che Dio è venuto a portare in terra, all'uomo, gloria al Signore, alla sua Chiesa. Amen. E noi vogliamo dire, Signore, ti ringraziamo per questo voto di ammaestramento ci hai donato stasera. Ora in preghiera vogliamo lasciare il Signore lo fondi quella fusione della nostra vita che continuamente ci illumina e ci parla nella mente di santificarci, di aver avuto una chiamata, veramente siamo stati giustificati affinché il Signore ancora stasera, per chi non ha ancora avuto liberazione, io credo che il Signore, ma chi non ha ricevuto lo Spirito Santo, anche stasera può chiedere lo Spirito Santo, liberazione, giustificazione, santificazione, ogni bene da parte del Signore. Andiamo un cantico, dopo il cantico sceglieremo e poi pregheremo, non ci dimentichiamo di pregare per gli assenti, di pregare sempre per Medanovici, di pregare per Carmela Sazzullo, di pregare per la figlia Elena, di pregare per Andrea che si è assentata dalla chiesa, pregare per questi nuovi che si sono avvicinati al Signore, pregare per la famiglia Lapidelli, Gloria Spada. Signore, tutto davanti a te, per Melania, che stasera sono assenti, Melania per Simone, che hanno un po' di influenza, che sta correndo, purtroppo siamo umani, se saremmo sempre bene, il mondo direbbe, abbiamo coperto prima, perché siamo sempre bene, ma dobbiamo affrontare anche queste piccolezze, ma Dio è con noi, ci guarda da ogni mano. Amen. Gloria al Signore. Cantiamo il canto. Alleluia. La ora è
Thank you.
glorioso e Daniele di Dio. Glorioso e Daniele di Dio. Santo, santo, santo sei, Signore. Glorioso, glorioso, glorioso. Meraviglioso Signore Santino, ci hai chiamato, Signore, ci hai giustificato, ci hai rigenerato, ci hai mostrato la via della santificazione. E vogliamo stasera ancora di più santificarci. Oh, alleluia, gloria, gloria, Signore, alleluia, alleluia, potete ancora fare il sogno di voi. Nessuno vuol parlare di verità se non vive nella verità. Oh, Signore, grazie, ci hai fatto vedere, Signore.